Partita che non vedevo l'ora di vedere e di commentare insieme a voi. Due, veramente l'unica cosa positiva che riesco a trovare è il fatto che mancheranno solamente da oggi 3 partite a questa benedetta liberazione. Non vinciamo dal 6 aprile contro il Lecce, il famoso 3-0 in casa con il gol di Pulisic, Giroud e Leao. Oggi vediamo se riusciamo per una seconda volta, perché ovviamente noi le cose, le cagate non ci basta per una volta, dobbiamo fare più volte. Vediamo se oggi riusciamo a riproporre questo mese senza vittoria come è successo a cavallo tra ottobre e novembre, quando abbiamo assistito alle meravigliose prestazioni di Napoli, di Lecce, di Parigi, le due partite in casa con Juventus e Udinese. Ragazzi, questa stagione ci ha regalato veramente cose che io non solo non avevo mai pensato di vedere, ma nemmeno, guarda, pensando al Milan dei settimi e ottavi posti avevo visto, perché lì effettivamente eravamo scarsi, o vincevamo bene o perdevamo bene, oppure si pareggiava senza arte né parte. Qua ragazzi veramente ci sono dei ribaltoni, delle cose assurde. Io veramente sono schifato parecchio da ciò che vedo e non mi auguro veramente che questo finisca presto. Dall'alto vedete la maglia dell'Italia lì in basso, perché io sto aspettando l'europeo in gloria, anche se devo essere onesto, quelle 3 settimane di pausa tra la fine del campionato e l'inizio dell'europeo per me saranno super terapeutiche, perché veramente mister Pioli e soprattutto chi non ha cacciato mister Pioli, perché ricordiamo che è ladro chi ruba e chi tiene il sacco, mi hanno veramente portato a un esaurimento nervoso per niente indifferente. Ragazzi, non so veramente più cosa dire. Queste partite, l'ho già detto, contro la Juventus, che si vincano, si perdano, si pareggino, è veramente indifferente. Però qua ci devo essere, devo dare una continuità a ciò che faccio, e quindi fino a fine stagione andiamo avanti. Sono 4 partite, da domani saranno 3 e da una settimana saranno 2, che vi devo dire. Ok che la partita non conta un cazzo, perché ripeto, veramente il trofeo Piramoretti spostati, però la qualità immagine per farci vedere la palla, almeno quella, ti prego. Ma hanno pure fatto la contestazione, cioè te pensa quanto deve essere vergognoso, quanto deve essere vergognoso essere contestati e 6 secondi in campo. Ma posso capire, vieni contestato, sei a rischio retrocessione, sei una squadra da terzo posto, sei ottavo, cioè, ma essere contestati e secondi in campionato è grave, ma non è grave perché la colpa è di chi contesta, la colpa è tua che vieni contestato e sei secondo in campionato. Vuol dire che veramente certe cose te le sei cercate: la lettura delle partite, la scelta delle formazioni, la gestione infortuni, la gestione momenti importanti. E iniziamo sto Milan Genoa, che vi devo dire, si inizia, battono loro. Comunque io ve lo dico subito così a freddo, dopo 45 secondi, anzi 50 ora. Abbiamo fatto un clean sheet contro la Juventus, tra l'altro oserei pure dire miracoloso, perché una prestazione così Sportiello penso non la rifaccia più. Adesso io ci gioco le mie carte, che il prossimo clean sheet noi lo vediamo il prossimo campionato con un altro allenatore, ma io sono sicurissimo, ragazzi, sicurissimo che andrà a finire così. Tra l'altro Genoa che ha schiantato 3-0 il Cagliari, quindi se proprio vogliamo vedere le cose come stanno, io un po' d'attenzione la farei pure. Va del dentro Gabbia, libera l'area di rigore, il Genoa prova a farla partire. Mamma, che difesa, sono passati 3 minuti ma con Badel, ancora Vogliacco con Tomori che arriva in ritardo, calcio di rigore per il Genoa dopo neanche 4 minuti.
Ma era nell'area, no? Abbiamo visto un po' aria per niente. Prendere la palla il Genoa che riesce ad arrivare sempre prima proprio. In questo caso è incredibile. Rigore per il Genoa dopo 3 minuti. È incredibile. Ma è proprio qua. Pestone, rigore netto. Ripeto, è un fallo così stupido. Se avessimo giocato contro la 14ª squadra in classifica del girone H di Serie D, un fallo così stupido non l'avrebbero fatto. Ma seriamente, io capisco che non abbiate più ambizioni, cioè, se non ce l'avete voi, figuriamoci noi da questa parte, però, cioè, che schifo. Tanto è risaputo che il Milan e parare i rigori sono due cose che non vanno d'accordo, perché questa stagione zero rigori parati, parte Retegui, farà gol e sarà 1-0 Genoa. Dai, forza. Pasettino e spiazzato. E 1-0 Genoa, ragazzi. Dai così, dai così. Altro gol subito. Aspettate, perché non è mica il primo questo che si piglia oggi. Non è. C'è ancora parecchio da soffrire. Questo è solo l'inizio di quello che succederà oggi. Ora io mi auguro che voi abbiate guardato la partita per intero questi primi 3-4 minuti. Questa difesa non dà l'idea che questo gol è stato un caso. Questo gol non è stato un caso. Questo gol è stata l'ennesima dimostrazione di come viene messa questa squadra in campo, di come viene motivata questa squadra, di come viene scelta la formazione, di come vengono fatte un sacco di decisioni da parte fondamentalmente di un uomo solo, perché di un uomo solo. E questo gol è stato un caso? Non è stato un caso, ragazzi. Non lo è stato. Sapete cosa sto vedendo in questa partita? Ve lo dico adesso. Sto vedendo Sassuolo-Milan. Anzi, forse è peggio. Dopo 2-3 minuti, un paio di occasioni a Sassuolo il Milan le aveva pure avute. Qua per fare un gol c'è veramente da pregare il Padre Eterno. Cioè, io veramente mi auguro che qualcuno in dirigenza abbia aperto gli occhi. Era scritto che sarebbe finita così questa stagione. Era scritto dalle amichevoli che abbiamo giocato l'estate scorsa. Date qua, centro, non c'è filtro a centrocampo. Io penso che se mia nonna giocasse a calcio riuscirebbe a anticipare Lea lo stesso. Tranquillamente. Florenzi. Ma lui al cross, tagliato Torsby. Poi Pulisic che la può mettere giù in area. Pulisic sposta. Pulisic. Palo. Palo di Pulisic. Fatta girare bene Christian Pulisic. Fermato dal ho capito, l'ha fatta girare bene, però evidentemente non abbastanza. Il palo è un gol sbagliato. Hernandez tira al volo, colpisce Leao, ragazzi. Tira al volo, colpisce il compagno. Ah, ma mosca cieca, neanche. Ma mosca cieca si gioca qui. Io non ho mai visto nessuna squadra giocare contro il Milan, squadra che abbia vinto o che abbia perso, fare 660 cross a partita. Non ho visto nemmeno quello. Qualcuno non ha ancora capito che fare possesso fisso nella metà campo avversaria non porta a niente. Evidentemente anche un bambino di 6 anni l'ha capito, ma l'allenatore no. Va bene, neanche col Genoa riusciremo a fare 6 punti. Cioè, veramente, regaliamo più punti di un chirurgo. È incredibile. Basta, basta, io queste cose il prossimo anno vi prego risparmiatemele, perché io, cioè, se vedo una cosa così dopo due partite è la volta buona che mollo. Ma davvero, stavolta dico per davvero. Teo, Leao, fuori gioco, Paolo. 6 metri in fuori gioco. 6 milioni e mezzo all'anno. Manco se n'è accorto da là che fuori gioco che ha fatto. Cioè, c'era veramente l'oceano indiano tra difensore e Leao. Ecco il mio commento. Comunque io faccio un off topic assurdo. Vasquez e Vogliacco sono due difensori con i controcoglioni. Comunque vi faccio notare una cosa, che Genoa la difesa 3. Il Milan contro difesa 3 ha vinto, già vince poco, con le difese 3 ha vinto ancora di meno. È una piccola osservazione che vi voglio fare. La perde Winter. Arriva Leao che se la va a prendere. La leggerezza con il tacco di De Winter. Leao lo punta. Vediamo Leao come la manda a puttane. Leao, Leao, ancora Leao, deviazione. José Martinez la trova lì. Ha fatto tutto benissimo. Ora da rivedere, insomma, chi è stato il giocatore del Genoa a contrastare Leao al tiro. Ma qua De Winter, veramente una leggerezza. No, De Winter deve stare tranquillo. De Winter deve stare. Già, forse ha spazio per calciare. Poteva anche veramente non rincorrerlo, Leao. Sarebbe finita uguale lo stesso, alla stessa maniera. Non vi preoccupate. Dovete stare tranquillissimi. Pulisic. Servito con i tempi giusti tra le linee. Punta, vede la porta. Prova! José Martinez. Della graffia in corner.
Quando Badel esce forte in manco press, guardo ragazzi, manco guardo. Frega un cazzo di Joseph Martinez, vanno fatti i gol, punto, vanno fatti i gol. Me ne frega un cazzo di Joseph Martinez. Florenzi a battere col destro a rientrare. Palla morbida, salta Teo Hernandez, poi Leo. Dopo la parata di Joseph Martinez, altra deviazione, il Milan adesso spinge. Spinge, sta perdendo, spinge. Vi rendete conto che avete preso un altro gol inutile? Un altro gol inutile. E state sbagliando un gol dietro l'altro per l'ennesima volta, per l'ennesima partita. Possesso, palla fissiante che non porta a niente. Vi rendete conto che non c'è un filo logico a ciò che fate? Non c'è nulla. Io spero veramente che la squadra che andrai a allenare, qualsiasi essa sia, alla prima partita che ti giochiamo contro, te ne diamo 6 o 7. Io veramente mi auguro quello. Ma metteteci Lino Baffi a prenderle, tanto lo prenderebbe pure lui. Non serve un atleta, un calciatore, un terzino top. Metteteci Lino Banfi, Pippo Baudo, Nino Frassica. Ve lo prendono anche loro, Leao, tranquillamente. Pulisic, Hernandez. C'è largo Chukwueze, si va da lui. Uno contro uno con Spence. Chukwueze. Prende ritmo, accelera. Dentro. Poi il cross per Florenzi. Che fa 1-1 per il Milan sulla giocata di Samu Chukwueze. Torna a segnare Florenzi. Assist di quello che quando entra da un mese e mezzo fa le buche nel campo. Fa due assist contro il Lecce, lo mandano in panchina. Entra contro la Roma, crea l'unica occasione del Milan che porta la traversa di Giroud. Viene rimandato in panchina. A Sassuolo segna due gol che purtroppo vengono annullati. Devo ancora capire come. Viene rimandato in panchina. Entra nel derby, fa assist, viene rimandato in panchina. Ragazzi, questo è Pioli. Questo è il perché io è da febbraio che non esulto più. Andiamo avanti. Non esulta neanche praticamente Stefano Pioli. Bravo, hai capito cosa devi fare Pioli. Hai capito cosa devi fare. Perché veramente qualsiasi parola o gesto esca dal tuo corpo hanno un eco di ridicolo incredibile. Finisce sto primo tempo. Onestamente il Milan ha meritato il pareggio. Però, come sempre, era una cosa ampiamente evitabile. Poteva tranquillamente essere 2-0 adesso, avere la partita in pugno, non preoccuparsi di niente. E invece vi siete voluti fregare un'altra volta. Ripeto, il Genoa non molla. Ora vedrete cosa viene fuori. Avanti va. Dai così. Conta. Frontera, ci sono tutti. Conta. Io conto le partite tempo che mancano a liberazione invece. Sono due e mezzo. Sono tre e mezzo. Si inizia. Altri 45 minuti di merda. Deve far calciare Teo. Il Milan è completamente spaccato in due. Si piglia gol. Milan è completamente spaccato in due. È rimasto su. Si piglia gol. Torsby. Sulla sinistra. Torsby. Andiamo un po'. È stato bravo a chiudere. Poi Frendrup. Frendrup, Benacer. Che è un fancazzo. Dai, su. Frendrup. Guardate qua che organizzazione di merda. Si piglia gol. Cross e Kuban salta davanti a gabbia e il Genoa torna in vantaggio al 48esimo, è 2-1. E Kuban. Sì, troppo facile per il Genoa, perché come detto te da una rimessa. E Kuban, ragazzi, giocate così di merda che io riesco a capire 30 secondi prima quando prendete gol. Non mi è mai successa una cosa del genere. 17-18 anni di Milan, una cosa così non mi è mai successa. Una prevedibilità del genere. Se sei secondo con la 14esima peggior difesa del campionato, c'è qualcosa che non va. Io vi chiedo veramente, ve lo imploro in ginocchio, trovatemi qualcosa di buono in questo allenatore, trovatemi qualcosa di accettabile. Prova andare dentro la gabbia che è rimasto su. Gabbia, Chukwueze, sinistro. Fuori gioco. Ragazzi, però l'aveva sviluppata benissimo il Milan. Prima ha avuto troppa fretta. Tre gol annullati fuori gioco. Sì, vabbè, netto. Quant'è che non perdiamo in casa col Genoa? Un casino di tempo. Vabbè, tanto di record ne abbiamo battuti quest'anno, tipo sei derby persi di fila. Cioè, è incredibile perché nemmeno la contestazione è servita. Vanno fatto la contestazione e voi avete preparato sempre la stessa partita. Vabbè.
tunnel e poi rimpallo con Badel. E allora Teo Hernandez che può scatenarsi. A sinistra corre Giroud, a destra Hernandez, fino in fondo Teo Hernandez, centrale José Martínez lo aspetta. Non la passa la palla, fatto tutto non la, bene, non la passa la palla, 50 metri palla al piede, bravo in cosa già vista, Leao da una parte, Pulisic dall'altra, Giroud dall'altra ancora, la palla non viene passata. Ma poi c'è, mi spieghi l'utilità di un tiro così? Cioè io capisco che ti sei fatto 50 metri palla al piede, però cazzo, arrivi in area, spacca la porta. E più vedo queste cose più mi viene il vomito. Hernandez ha passato la palla, incredibile, ma l'ha passata a Leao, quindi la palla ovviamente finisce da Vasquez. Ma è normale, ragazzi. Una manciata di secondi al 90esimo, più recupero Pulisic. C'è spazio per andare subito da Okafor, è un 2 contro 1. Pulisic, Okafor, vediamo un po' la merdata. Okafor entra per Giroud. Trova Giroud, scava e sbaglia tutto. Olivier Giroud, incredibile. Incredibile, questo non te l'aspetti da Olivier Giroud. Vedete perché non vedo ora che anche lui se ne vada a fanculo? Perché vi ripeto, Retegui l'avrebbe sbagliato di lì quel gol? No. Ed è tutto l'anno che si sbagliano gol del genere. Ancora zona tiro, Florenzi, tutta, prova lui. Bello. Tiro al bersaglio. Florenzi alla bandierina. Vediamo l'ennesimo calcio d'angolo. Florenzi affilato, salta gabbia. Trova l'angolino. Ha pareggiato il Milan 2-2. E ancora una volta forte teso. Quasi quasi mi dispiace, perché il Milan non merita, non merita il pareggio. A me non me ne frega se ha fatto 67 tiri in porta, se ha fatto il 150% di possesso palla. Tu due gol dal Genoa non li devi prendere. Due per ora, per ora. E se tu prendi due gol dal Genoa non meriti di pareggiare, meriti di perdere. Indipendentemente da come giochi il resto della partita, tu due gol dal Genoa non li devi prendere. E la cosa è inaccettabile. Ne hai presi due dal Sassuolo, ne hai presi due dalla Salernitana, ne hai presi due dal Lecce. Un Genoa che dopo 5 minuti del primo tempo e dopo 5 minuti del secondo tempo ha smesso di giocare, ti ha fatto un gol ed è sparito dal campo. Mi avete insultato nelle peggio maniere perché non ero contento della vittoria con l'Empoli. Sì, siete veramente clamorosi. Carico, cioè, l'hai già detto Dario, direttamente negli spogliatoi. Ieri Pioli out anche con lo scudetto in mano, figuratevi adesso. Pulisic. Pulisic, cross, Giroud! Olivier Giroud! Uno lo sbaglia, due no! Il Milan ha ribaltato in un paio di minuti. Poi ne sbaglia altri 64. Da rivedere il movimento di Olivier Giroud. Sì, da rivedere il movimento di Giroud. E rivediamo anche il gol che ha fatto il Genoa. Rivediamo che abbiamo preso altri due gol. Rivediamo che nell'ultimo mese ne abbiamo subiti 8. Rivediamo anche quelle cose lì. Non rivediamo solo quello che vi fa comodo. Possibile fuori gioco, vabbè. Me ne frega un cazzo. Gol buono, ma frega un cazzo. Però aspettate, aspettate un secondo, aspettate un secondo. Manca la piolata adesso. Ovviamente ora il Genoa farà forcing finale. Ovviamente il Milan dovrebbe solamente continuare a giocare come ha giocato finora. Ma siccome abbiamo un Somaro in panchina, adesso il Somaro vi mostrerà come mandare a puttane questa partita. Preparatevi, perché sarà un quarto d'ora d'inferno. Non mi sorprende che il Genoa farà un'azione e un gol. Kalulu, Adli e ciao. No, 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 no. No, 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 no. No. Fuori Bennacer, fuori Florenzi. Vabbè, Kalulu terzino, ci sta al suo ruolo. Fuori Chukwueze per far entrare ciao. Ma no, vabbè, raga. Mossa difensiva che pagheremo, tranquilli. C'è veramente l'unico giocatore che questa partita si merita la sufficienza? Tolto dal campo? No, no, no. Pioli non me la racconti giusto. Cosa costava esonerarlo ottobre-novembre? Cosa costava? Sto ancora cercando di capire sta società in cosa sperava. Ovviamente il Milan si è abbassato e non è che tenta di arginare il forcing del Genoa. No! Lo incentiva! Ovviamente, ma in primavera era fatto di comunque, ragazzi, puro. Va subito ad attaccare Torsby. Sulla palla in mezzo di Torsby, Retegui sul rimpallo. La palla gli sbatte addosso. Fa 3-3, non è ancora finita San Siro. Mi puzza Pioli, queste situazioni non le sa gestire. Non puoi mettere ciao togliendo il migliore in campo, che poi tra l'altro se l'ha pure buttata in porta da solo. Il forcing del Genoa va arginato, non incentivato. La partita non è finita.
perché è andata bene a Udine, è andata bene a Frosinone, al Lupo al Lupo. Che cazzo fa lì? Ha buttato la palla e ha rimesso la testa. Finirà sto incubo prima o poi. Stavo per dire prima del gol, 10 calci di rigore concessi. 10. Voglio veramente che venga voltata pagina qua. Non c'è più tempo. Tasto stop. Tasto stop, tasto liberazione. Meno 3. Meno 3, ragazzi. Meno 3. Ancora 270 minuti di merda. Ma tra 270 minuti sarà tutto finalmente finito. È da quando il Milan ha sollevato lo scudetto che non aspetto altro che questo momento. Momento dell'esonero di Pioli. Ci vediamo per Milan-Cagliari, dove sarà un'altra sudata, un'altra rosicata, un'altra incazzatura. Pioli dovrà colpire ancora. Pioli non ha finito i colpi in canna. Ci sono ancora 3 partite per fare peggio di quello che ha fatto.